Premetto che il suo libro non ce l'ho. O meglio, ne ho una fotocopia. Se lei me ne potesse dare una copia, magari con un autografo, mi farebbe molto piacere. Mi dispiace, ma non ce l'ho nemmeno io. È andato proprio a ruba? A quanto pare, sì. Immagino che quello che lei scrive con impressionante meticolosità sia tutto vero. Altrimenti Cefis l'avrebbe denunciata per diffamazione. Eppure lei non è stata denunciata, vero? No. Che io sappia, no. E neanche Cefis, se non vado errato. Questo non lo so, lo deve chiedere a lui. Ma lei perché ce l'ha tanto con Cefis? Senta, non per essere scottese, ma io quello che avevo da dire l'ho scritto. A lei perché interessa tanto il mio libro? Perché anch'io sto lavorando alla storia di Cefis. Per me Cefis è il perfetto demonio dell'Italia di oggi. E quindi potrei immaginare con quale avidità ho letto il suo libro. Esattamente cosa sta scrivendo? Un romanzo? Vuol farci un film? Ho scritto centinaia di pagine, ma non posso dire che sia un romanzo oppure un saggio o non so che cosa. È come un incubo che lentamente si materializza. E non ho la più pallida idea di che cosa diventerà. Pensa di pubblicarlo? Per adesso non ci penso. Anche perché se lo pubblicassi non sarebbe certo per vincere il premio Strega. Se e quando uscirà questo libro dovrà causare un terremoto. Non si faccia troppe illusioni. Ah, lei dice. Effettivamente, se il suo libro, che è pieno di notizie criminali, non ha destato l'interesse della magistratura, il potere di Cefis è molto più tentacolare di quanto possa immaginare. Dico bene? Non vorrei deluderla, ma a parte quello che ho scritto io di Cefis, non so assolutamente nulla. Ma chi le ha raccontato tutte quelle cose? Qualcuno che evidentemente aveva interesse a raccontarle. Non mi vuol dire di più, immagino. Ma a cosa servirebbe? Io, lei, chiunque in questo paese, siamo tutti nani. Con rispetto parlando, naturalmente. No, 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 non si preoccupi, non mi offendo. Io ho sempre parteggiato per i nani. Lo so. Lei è un comunista, io no. Io vengo da un altro mondo. Se permette, io credo che non abbiamo più niente da dirci. Arrivederci. È stato Elvio Facchinelli a darle il mio numero? Perché me lo chiede, se lo sa già? Perché l'ho sentito ieri sera. E non è stato lui. Chi le ha dato il mio numero? L'ho trovato sull'elenco telefonico. Ma se sono anni che non sono più sull'elenco? Sono anni che uso sempre lo stesso elenco. Mi dispiace, ma ora la devo lasciare. Arrivederci. A me piacerebbe rivederla, però. Magari martedì prossimo. Alla stessa ora. L'aspetto qui. No, no, non risponda. Se può, venga. Arrivederci. Arrivederci. Salve. La bambina? È mia nipote. Immagino che sia qui per caso. Il caso non esiste. Cosa sta facendo il nostro amico? Sta scrivendo un libro. Che genere di libro? Non so, non si capisce. È una di quelle cose che fa lui. Robe da intellettuale, immagino. A lei cosa ha chiesto? Voleva sapere dove ho preso le mie informazioni. E lei gliel'ha detto? Lei cosa pensa? Io non penso. Le ho fatto una domanda. Sono già nella merda fino al collo. Moderi il linguaggio. Si figuri se vado a dirgli anche qualche cosa. Posso andare adesso? Sai giocare a nascondino? Ci ho provato, sai, ma a quanto pare sono negato per questo gioco. Mi scoprono sempre, subito.